E ora, sempre a Retromobil, è il turno di DS Automobiles, persino con un'auto presidenziale. Siamo a Retromobil, l'edizione 2018, e siamo nello stand di DS Automobil, che celebra quest'anno la lunga storia d'amore tra la DS e i presidenti della Repubblica Francese. Qui abbiamo la Citroën DS 21, che è appartenuta al generale de Gaulle. Non era un'auto dell'amministrazione, un'auto di rappresentanza, ma era proprio la sua vettura personale. Questa DS, pur essendo un'auto di serie, aveva alcune particolarità, come ad esempio le alette parasole posteriori e delle grandi tasche molto comode nello schienale dei sedili anteriori. Dopo l'attentato a cui sopravvisse Charles de Gaulle, la sicurezza diventò molto importante per l'Eliseo. Riuscirono a convincerlo ad adottare una vettura blindata e una vera presidenziale. Siamo nel 1968 e Chapron carrozza per l'Eliseo questa DS21. L'eredità della DS presidenziale è stata raccolta dall'SM, che è stata carrozzata anche lei da Chapron. Abbiamo due vetture a disposizione dell'Eliseo, volute da Georges Pompidou, che le ha utilizzate in tutte le sue parate, e molti altri presidenti francesi le hanno usate, tuttora in uso all'Eliseo. Perfino Jacques Chirac ha fatto delle parate con questa SM. E tuttora la storia d'amore tra DS e i presidenti francesi continua. Qui abbiamo la DS7 in uso al presidente francese Macron.